Tuesday Night System della scorsa settimana ci ha lasciato diverse fotografie. Joseph Connors, ad esempio, che nonostante sia riuscito a piegare la strenua resistenza di Merak, gli ha voluto come tributare una sorta di riconoscimento nel vedere che il giovane estremista, dopo il match, ha rifiutato l'aiuto dell'arbitro nel rialzarsi, nonostante il conteggio di 3 sia stato sicuramente a suo favore. Ecco che, dato che stiamo parlando del righteous killer, del giustiziere, per Merak si può dire che ciò che non uccide sicuramente fortifica. Chi si sente più forte e più convinto dei propri mezzi è sicuramente l'High Society, uscita trionfatrice dalla scorsa puntata di Tuesday Night System, e oggi una selezione della High Society sarà sul ring. Liam Masset, The Face of the Future, andrà sul ring e affronterà direttamente dall'Invictus Fabio Romano. Questo è il momento per Liam Masset, ora che lui si trova in seconda fila all'interno della Society. Perché? Perché abbiamo l'ex campione italiano Alex Flash che ritorna in auge, abbiamo Liam Blake, il campione Wild indiscusso, ed Elektra, la regina del wrestling femminile italiano. Poi c'è lui. È il momento per Liam Masset di vincere, di mettere a fuoco ciò che vuole dalla sua carriera e dal suo futuro. Il futuro non solo che riporta nel suo soprannome, ma il futuro imminente. Deve decidere il suo destino. Ricordiamo cosa successe nel passato di Liam Masset, solo che al giorno del giudizio tentò l'assalto al titolo Genesis, ma fallì. Oggi altri 3 wrestler provano lo stesso assalto. Sarà un match a 3, un match triangolare tra Lucifer Brooks, Alex Sheridan e Marcus Fowler. Saranno 3 che proveranno ognuno a vincere, a prevalere, perché a punto di rottura potranno avere, o meglio, solo uno di loro potrà avere un match contro il campione Genesis. Quali sono le regole? Beh, innanzitutto non è un match ad eliminazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che il primo di questi 3 che riuscirà a schienare un avversario, a farlo sottomettere o a fare sì che abbandoni la contesa sarà il vincitore. Ecco che in un match di questo tipo la tattica per il quale si entra sul ring cambia completamente. Bisogna giocare d'astuzia, bisogna leggere le fasi del match, bisogna ragionare in anticipo, perché altrimenti si rimane fuori campo da tutto quello che riguarda il prossimo sistema special, ovvero punto di rottura. Parlando di titolo Genesis, non possiamo non parlare di Leon Kiro che torna sul ring. È ancora forte, sicuramente l'onta della sconfitta patita a tutto per tutto da lui per mano di LG, ma oggi deve tornare sul ring e deve provare a risalire la china. Solo che il compito non è del più semplice, perché contro di lui c'è il primo sfidante al titolo italiano, la Suplex Star d'Arco. Oggi questo è un match che mette di fronte due wrestler molto simili tra di loro, perché entrambi sanno stare a terra come in aria, sono wrestler estremamente esplosivi, con una forma fisica eccelsa e soprattutto con una grande resistenza. Sicuramente in questo momento in regia Joe e tutti i suoi colleghi staranno preparando metri e metri di pellicola, perché questo match potrebbe durare davvero tanto tempo. Il tempo per me invece sta per terminare, quindi l'appuntamento con Furia Gialla è qui la prossima settimana al prossimo Angry Countdown, e quindi adesso è davvero il momento di ci frenare.